In occasione del decennale del terremoto che ha colpito L'Aquila nel 2009, l'ANEB, Associazione Nazionale Educatori Benemeriti, ha tenuto una conferenza sulla prevenzione dei terremoti tenuta dal sismologo Cristian Del Pinto, che ha spiegato fatti, cause e conseguenze di un terremoto e come ci si deve comportare in caso di false informazioni, avendo conoscenze approfondite del territorio. Beh, oggi è una giornata particolare, un po' diversa da tutti quanti gli altri 6 aprile che abbiamo avuto da 10 anni a questa parte, proprio perché si parla di decennale. E la parola d'ordine è sempre la stessa, prevenzione. È interessante la ricostruzione, è sicuramente doveroso il riconnettere il tessuto sociale delle nostre aree violate dal terremoto, però il tema che a me sta più a cuore, non perdo mai di ribadire e di sottolineare, è proprio quello della prevenzione. I terremoti non possono essere evitati, non possono essere previsti, ma si può fare veramente tanto per prevenire in qualche modo gli effetti del sisma, costruendo meglio, facendo un monitoraggio più accurato del territorio e soprattutto veicolando nella popolazione informazioni da parte di persone competenti, di provata competenza, e non dando spazio a sedicenti personaggi che non hanno né arte né parte, che non possono parlare, non hanno competenze, non hanno titoli, però troppo spesso vanno all'onore delle cronache dei mass media. Questo diffonde assolutamente una dilagante ignoranza a livello scientifico. Quindi è importante conoscere i rischi del territorio, è importante sapere che cosa si può fare, non quando il terremoto c'è stato, allora è tardi, allora non si può che ricostruire, non si può che scavare, non si può che recuperare i corpi da sotto le macerie e fare la conta dei danni. Bisogna fare prima, bisogna agire prima, le possibilità ci sono. Prendiamo anche esempio da altre nazioni che in ambito della prevenzione vanno per la maggiore e veramente dettano un passo che purtroppo noi in Italia non abbiamo. L'evento, che si è tenuto nella sala congressi dell'Hotel Canadian, è stato moderato dal presidente ANEB Berardino Durastante. Alla conferenza erano presenti anche Alessio Durastante, che ha curato una mostra ed ha parlato degli aspetti igienici e sanitari del post-sisma, e la presidente ANEB Marisa Palmieri.